I saloni della prefettura di Campobasso sono stati teatro della consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Insigniti dei titoli la dottoressa Giuseppina Petta, ufficiale, commissario Giovanni Alfano, cavaliere, sostituto commissario Salvatore Augelli, cavaliere, dottor Gioacchino Desiderio Cavaliere, la dottoressa Maria Elisabetta Clelia Raffaella Eremita Cavaliere, consegnato il diploma di grande ufficiale al generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto. Un'emozione perché questo riconoscimento secondo me racchiude tanti significati, ma uno in particolare che è quello del legame con le istituzioni, della passione che ognuno di noi ha messo nella professione e nella vita. Un momento importante della mia carriera, sono contento di aver ricevuto questa onorificenza e comunque per me è uno stimolo per fare sempre meglio, sia nell'ambito dell'amministrazione sia nell'ambito dell'associazionismo con il quale organizziamo eventi per il sociale e soprattutto al servizio del cittadino. Ho lasciato il servizio attivo 4 anni fa circa, ho girato tutta l'Italia, non sono mai stato nella mia terra di origine, neanche in questa che è di mia moglie, io sono abruzzese di Atri, mi sono misurato con realtà diverse, ho scelto questa perché forse è la meno inquinata, potremmo dire anche la più genuina. Mi onora moltissimo questo riconoscimento, non ho dato per scontato che lo stesso mi venisse tributato, ma non ho mai dato per scontato nulla nella mia vita. Posso dire che oggi ho l'entusiasmo e anche la libertà del primo giorno.